La nostra Uma, la nostra Kill Bill, Luciana! La nostra Lucianina Litizzetto! E vai! Grazie, ciao Noemi. Ciao. Ma lei non potrebbe essere un personaggio di Tarantino? Ma tu, ma guarda, che guarda che meraviglia! Grazie. Ma che sorpresa! Grazie, guarda, sorpresa serata, per me. Ragazzi. Perché devo dire la verità, quando mi hanno detto che avremmo fatto questa cosa insieme, Luciana, sei una grande donna, una grande artista. L'ho pagata prima. E io sono la tua super fan. Sin da quando, veramente, grazie. Sin da quando guardavi con tua nonna, la bisnonna. Lascia stare la pena. No, ti la guarda che non dobbiamo difenderci. Senti, ma. Anche perché Tarantino non ti conosce. Luciana ha scelto. Fare spiegare due volte. Tanto ho una parte nel prossimo film, quindi non parlatemi in un altro modo. Che bella parte. Nel cassetto. Perché sono pigro, io sono pigro, dormo, sto tranquillo. Allora, oh, Macumba l'ha scelta Luciana come sua sigla, hai visto? Canzone che è stata tra i tormentoni dell'estate. Cornetti ovunque. E abbiamo tanto bisogno. Sì. Grazie mille perché secondo me c'è bisogno di una di un vibe positive. Macumba scaccia secondo me i cattivi pensieri. Esatto, questo è il momento. Sai, 60 milioni di ascolti in totale su YouTube e Spotify, Macumba, e tantissimi. Tantissimi. E tanto a proposito di scaramanzie, ho letto che tu hai accorciato di un secondo la durata di questa canzone, sai? No. Sai quanto dura questa canzone? No. 3:37, perché durava 3:38, ma siccome sono glicine, solo parole, glicine, duravano 3:37 e sono andate bene, giustamente, lei ha tolto un secondo. Ho chiamato Carlo e gli ho detto ti prego, togliamo un secondo. Facciamo qualche secondo anche a lui, per piacere, che non ci fracassi, per piacere. Poi rimani con noi al tavolo. Certo. Stai lavorando al nuovo disco? Assolutamente sì, ci sono nuove cose a cui sto lavorando che usciranno presto, non vedo l'ora di farvi sentire. Vabbè, noi ti aspettiamo. Veronica, perché lei si chiama Veronica, voi lo sapevate, io no. Se lo sanno tutti, non è che hai detto una cosa, lo sanno tutti. Vabbè, volevo dirti, potresti mettere dei congiuntivi giusti nelle tue canzoni, se non ti spiace. Cioè? Va bene, ok. Perché? Perché ci vuole male una macumba che mi frega a me, mi basta che rimani tu. Che rimanga tu. Che rimanga. Lo so, ma Carlo è di Roma, lui gli piace ma cosa me frega, i congiuntivi sono italiani. Mamma mia, l'anzianità. Carlo, per piacere, anche dopo dici un'altra cosa che bisogna... Senti, ci vediamo dopo. Adesso c'è il pezzo di Luciana, vuoi andare via o vuoi rimanere? No, io sono una grande fan di Luciana, quindi rimango ad ascoltarla. Rimane ad ascoltare. Allora, vicino a Filippa, tra l'altro, ci Luciana. Male. Serata, no? Mamma mia, come ti sei divertito. Tantissimo. Fabio, si vedeva, finalmente hai goduto, ti ho visto non vedevo l'ora, un attimo proprio orgasmo. Sai, Monica Tellini, quanti anni sono? Quanti anni sono che Monica Tellini segue un'era geologica che seguiamo Tarantino? Quindi, adesso, da che ci conosciamo? Adesso non ci torna, deve dire ospite non torna. Tarantino. Tra l'altro, dietro Filippa, volevo presentarti, c'è Stella, che è la figlia di Filippa, che ha 18 anni e per la prima volta finalmente è venuta a vedere la sua mamma e a vedere anche la trasmissione. Però, siccome ha 18 anni, è ancora una bambina. Sì? Ecco, mi raccomando, stai attenta a quello che certo, si vede che è ingenua. Sì. Ma dietro le quinte ho parlato con Tarantino, sempre su sta storia se ti fa fare la parte. Ha detto che può farti fare una parte in un film che si chiama Kill Pirl, dove veramente tu fai il morto, pirla, pensa, che bello, cosa vuoi? Te li mettevo via, ti facevo una gentilezza. Hai visto però che fisicata c'ha quell'uomo lì? Sì, è alto. È una bestia. Sì, beh, adesso no, è alto, insomma, è un bell'uomo. No, un bestione. Sì, un bell'uomo, sì, un bell'uomo. Cioè, tipo Landini più gonfio. Sì. Non trovi? Tanto, ho fatto palestra. Tu fai palestra anche? Io nell'83 l'ho fatta. Fatto. Sì, 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 sì. Potresti fare un po'
dell'allenamento nordcoreano, non so se l'hai visto questa settimana. Ma ecco, ma... è molto comodo. Parlane, perché... poi ti devo fare una domanda su. Cioè, allora, 3 volte alla settimana, 1 oretta, 12 ore per andare a Pyongyang, ed è una meraviglia. Sì. Ti faccio vedere il video, guarda, e imparate tutti questo nuovo allenamento nordcoreano. Vedi? Ti metti nei chiodi, poi c'è gente che ha paura di fare il vaccino. Un pezzo, ecco, così, per lo sterno, vedi? Possiamo chiamarli, adesso che c'è il bonus per le facciate, arrivano e distruggono le facciate in pochissimo. Va, ecco così. No, ma anche con la testa è facile. Comunque sono robe che Giucas Casella faceva 20 anni fa, eh. Guarda, guarda, anche per piegare le lenzuola è un allenamento. Ma poi la cosa bella, guarda lui come ride. Ma se fosse una sfilata di Victoria's Secret. Lui che non ha neanche gli addominali, cioè delle mozzarelle di bufala, non riesce neanche a chinarsi per legarsi le scarpe. È abbastanza incredibile. Guarda che... era tutto finto però, secondo me sono di polistirolo. Ma che è finto? Ma quello è Korea Got Talent, non scherzare. Pensa, pensa a sta gente cos'è costretta a fare per campare. Ma io non escludo che il prossimo giro li buttano in una palude piena amore, di amore, esco, mi vado a stendere sui vetri. Così con una cesta piena di booster. Ah, comunque, insomma. Allora, mentre questo succede in Corea... Sì. Contemporaneamente, ti volevo dire, in America c'è stato un colpo di scena. Sì. Stai tranquilla, perché mi guardi con quello? Cioè, non ti faceva paura Tarantino, ti faccio paura io. Ma puoi ben dirlo, Tarantino ha paura di Bambi, pensa un po'. Comunque è bello. Allora, dicevo... Non ho capito niente. Non capivo tra i due chi. Allora? Allora, e succede questo. Che il figlio di Superman ha fatto coming out e ha detto... Ma guarda, Superman non esiste. Il figlio di Superman. Ma non esiste. Nei fumetti, ah, per piacere. Nei fumetti, sì, sì. E no, l'hai detto così. Per piacere quando fa così, minchia, ma io voglio, bisogna essere precisi. Fai qualcosa, fai una macumba che ma me lo tu sei sulla TV di servizio pubblico, devi spiegare. Allora, Superman, avete presente? No, quello, no, quello è Batman. Quello, quello è Batman, no, è sbagliato. Vedi, vedi che è imprecisa. Allora, dunque, allora praticamente succede questo, che è il figlio di Superman, Jonathan Superman. Junior, si chiama Jonathan Superman. Sì, ha detto che è bisessuale, che voglio dire, è una cosa anche carina, vediamo la foto, è già comparsa la foto, e si è innamorato di un suo collega che si chiama Jai Nakamura, ok? Perché poi vedi che alla fine anche se sei... supereroe, sempre dei colleghi ti innamori, te la fai sempre coi colleghi sostanzialmente. Dove voglia, dove... No, allora, sì, no, ed è un gesto di libertà, figo, no? Di autodeterminazione, no? Sì. Diciamo che è un po' inaspettato. Un pochino. Sì, Batman e Robin. Sì, un po' si sa, ecco, sì, sì, ormai ci eravamo abituati, sì. Sempre insieme, sì, sì, sempre c'era questo sospetto, sì. Sempre con le tutine di licra, quella roba di... un po' te l'aspetti. Però il figlio di Superman... meno, però sono già saltati su gli omofobi a dire ma no, non è possibile, non è realistico. Ma come non è realistico? Perché uno che vola è realistico, che va più veloce dei treni, che sposta le macchine a mani nude e che vede attraverso le montagne è realistico. Scusami. Allora, però, la mia domanda è questa. Come l'avrà presa suo papà? Il papà di Superman? Superman. Ah, Superman, Super, sì, sì. Con la, come l'avrà presa? Non perché so. Sai, Superman, maschio alfa. Non lo so. Più supereroe. Sì. Però il fumetto non è ancora uscito. E allora io mi sono immaginata la scena. Sì. Che tipo, sono tutti e tre a tavola. Cianina. Cosa vuoi? No. Che l'altro ha detto cazzo 70.000 volte. Ha detto le parolacce, che ridere. Poi le dico io, mi fa un mazzo così. No, ma Lucianina, tu sei più pericolosa. Non credo. Allora, sono a tavola, mi sono immaginata sta scena. Kill Bill è ispirata a lei, sì. Allora, cena di famiglia, Superman, la moglie, Lois Lane, come si chiama, e Jonathan. Allora, Jonathan deve dire a suo padre, e sono a tavola, ti gira il giornale del Piemonte, buonasera. A tavola l'arrosto dell'avena con la ratatouille di verdure, salta su Jonathan, Superman, e dice, papà, ti devo dire una cosa. Sì. E lui dice... ti fai le canne? L'ho visto che voli sempre storto. No, papà, un'altra cosa. Hai preso un'altra multa?
Sei di nuovo passato nella ZTL? No, papà, amo un altro uomo. A quel punto mi immagino la scena. Lui che fa... così. Con una fissione nucleare spara la moglie in cucina, prende la pentola della ratatouille, la piega così... La ratatouille. Così. E poi parte come un razzo, va a prendere a testate il Monte Rosa per sfogarsi. Immagino questa scena qua. Non so come sarà poi negli effetti. Però guarda che è un bel filone questi qua che insomma cambiano un po'. Cambiano, cioè, certo, vabbè, sì, a me ti segno di, cioè, apri Topolino e dici, vediamo, certo, se a un certo punto Topolino, dopo tanto però tempo, con Pippo qualche cosa. Però non, cioè, facciamo ipotesi. No, non facciamo ipotesi, però. No, no, però diciamo, potrebbe però, essere. Questa no? storia deve assolutamente finire. Deve assolutamente finire. Però devo dire che i giovani adesso sono molto più liberi, sono gender fluid, non si preoccupano, sono liberissimi, anche nel mondo animale. Hai visto il cervo con la collana? Purtroppo me lo sono perso, ti chiedo scusa. Eccolo lì. Ah, il cervo, sì, col quello... copertone intorno al corpo. Sì, ma è un fotomontaggio. Cervo con... No, no, non è un fotomontaggio. Ma no, come, sì, come ha fatto tutto... a mettere le corna? Ma infatti me lo chiedevo anch'io. O se le messe come le mutande da sotto... Oppure se le infilate quando aveva ancora le corna più piccole. No, devo chiedere a Forrest la prima volta che viene come si fa. Sai che c'è quel gioco dei cerchi? Sì, può essere. Sì. Comunque è strano vedere un cervo con la ruota di scorta. A me non era mai capitato prima. e non gli hanno neanche fatto testimonial della Goodyear, guarda. Sembra proprio quella canzone. E io rinascerò, cervo a primavera, con un copertone messo da Gorgera. Comunque, ecco, sì. Guarda che però... è stato così per 2 anni. E poi cosa? Due anni. Poi... che se arrivavano i tecnici della Ferrari, facevano un pit stop in 2 secondi, li ho cambiati. Gliel'hanno tolto adesso. Sì, gliel'hanno tolto, ma pensa a 2 anni. Io non sopporto neanche la collana, quella di perle, 10 minuti, figurati. Perché non riuscivano a toglierglielo. E poi io pensavo, beh, non è difficile, tagli il copertone. No, gli hanno tagliato le corna. Pensavo la testa, no? Ma no. Cioè, no, adesso. Ma si vede che sei stato con Tarantino, sì, la testa. Good. Dovevano tenerlo vivo sto pover cervo, scusami. Ma poverino. E quindi che cosa hanno fatto? No, non hanno fatto come fanno i pompieri, che cioè ti metti la mano nel tombino, ti segano il tombino, non ti segano via la mano. Certo. E lui gli hanno tagliato le corna. Ma così poverino. Adesso c'ha le corna potate come una pianta di oleandro. Infatti non è bellissimo. No, ma no, adesso già non era bellissimo, sì, con le corna potate, secondo me sarà orripilante. Con gli amici che gli dicono, ma come ti sei pettinato? Direi che ce la siamo... Like a bomber. Sì, l'abbiamo risolta, sì. Molto meglio nascere Pisaura. Chi? Pisaura. Purtroppo non so. Pisaura. Pisaura. Non so. Andiamo avanti così all'infinito. Non so cos'è la Pisaura. Non so. Allora, i ricercatori del Museo Nazionale di Parigi, sì, hanno fatto questa scoperta pazzesca. Sai che io sono una divulgatrice, no? Io di mestiere divulgo, ho il divulgo dentro l'anima, quindi tu che sei gnorri ascoltami bene. Praticamente hanno scoperto questa nuova forma di vita, sì, che si chiama Pisaurum policefalum, detto per gli amici blob, ok? Allora ti spiego cos'è. Non è un animale, non è un vegetale, non è un fungo. È un pesce? No, ma un animale che cos'è? Ho detto che non è un animale, vedi che scemo. Ma scusa, il pesce pensavo fosse un animale terrestre. Eh? È un minerale. Neanche. Un albero, una pianta. No, non è un vegetale, ho detto che non è un vegetale. Ma non c'è niente di... È una melma. È una melma con la L, non con la R. È andata benissimo così. È una grandissima faccia di melma. Sì. Vediamola, ecco qua. Adesso qua ce ne sono due, Melma e Louise. Però vedi, sono fatti, guarda lì, questa è Melma la Pisau, tipo una polenta strabordata, perché poi cambia immagine continuamente, cambia aspetto continuamente, un po' come te che fino a ieri avevi la barba tutta bianca e adesso ce l'hai di nuovo un po' nera. Ma io non capisco, veramente altro che la Pisaura. A te che ti importa? Ma, che cresce la mia barba? Ma sì, ma non è possibile. Mettimi la foto, mi puoi mettere il video per piacere della Pisaura? Guardate come, vedi, adesso sta uscendo perché sta andando a cercare da mangiare al bar della Rai. Me la rimetti per piacere, grazie. Ecco, guarda che fa impressione, Tra l'altro Pisaura policefala è un brutto nome. Ma perché ti appassioni a una cosa melma qui? Melma policefala,
Ma magari chiamarla, non so, una fanghiglia decerebrata sarebbe stato meglio. Beh, insomma, anche quello è l'offensivo. Comunque, è un organismo unicellulare, noi invece siamo pluricellulari. Grazie, professoressa. Perché abbiamo più cellule. Cellulari, proprio. E non c'è il pisaurum e la pisarmonica, c'è il maschio e la femmina. Ti ringrazio Alberto Angela, sai che sono tua fan. Ma c'è Noemi che ti ascolta, ma non dire questa la pisarmonica. La sa marcia la pisarmonica. Allora, non c'è il pisaurum e la fisarmonica, ma è un organismo unicellulare che contiene in sé 700 sessi. 700 sessi contemporanei. Pensa alla quantità di mutande che dovrebbe... Ma 700 sessi, io non riesco neanche a immaginarmi le combinazioni. Lei lì voleva... Due Walter, due Yolanda, mezzo Walter, mezza Yolanda, mezzo su, due altro giù, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Oh, Pillon è impazzito quando l'ha saputo, sai? Una roba da non crederci. Ma roba che... Altro che DDL Zan. Altro che genitore 1, genitore 2, genitore 3, genitore 4, genitore 5, genitore 6, 127, fermami. 127, certo. Allora, vive nell'ombra. Ancora? Come Mina. Sì. Ha paura della luce, non potrebbe mai stare nello studio della D'Urso. Non potrebbe sopravvivere. Ed è senza cervello, come me. Però ragiona. Ragiona, perché va a cercarsi il cibo, anche se è senza cervello, sa dove andare, sì. Capisci? Ma guarda come si è appassionata questa cosa. Sì. E si vede che ragiona con qualcos'altro, pensavo magari ragiona col culo, come molti organismi pluricellulari come noi che usano questo strumento per ragionare. Meno male che Tarantino è andato via. E poi mi sono detta, come farà la cacca questo organo? Certo, essendo divulgatrice, certo, sono andata a cercare. La domanda sorge spontanea. Ma dove ha l'anno, i 700 anni? 60 anni così, ma vi rendete conto? 60 anni no, vabbè, tua sorella. Uguale, comunque... Non ce l'ha, ed è anizzato, sì, praticamente, ed è brutto perché 706. Bene, grazie. Non avere neanche uno, grazie. Vivi nel disagio. Buona serata. No. Allora, lo puoi comprare su internet, sì. Costa 5, noi l'abbiamo comprato, ma praticamente non si vede niente, è minuscolo, costa 5 euro. Ma poi... Se volete ce l'abbiamo, ma non si vede una mazza e soprattutto nessuno voleva toccarlo. Però non credo, lo vostro racconto. E poi... no, ma perché l'hanno dato a Parigi? L'hanno dato nelle scolaresche chiedendo ai bambini di scrivere, intanto di nutrirla sta pisaurum. Ma che cosa mangia? Mangia l'avena. Eh? Avena, mangia avena. Non Cristina d'Avena, avena, normale. E poi hanno detto scrivete su un foglio che cosa succede, però a me mette un po' d'ansia, francamente. Sì, era meglio regalargli le scimmie di mare, te le ricordi? Ah, certo. Ma scusami, non dimentichiamoci che per un pipistrello è venuto fuori il merdone che è venuto, adesso diamo in mano della pisaura dei bambini delle elementari, non possiamo dare un seme di mela o un fagiolo che cresce nel cotone, come abbiamo fatto tutti. Il famoso fagiolo nel cotone. Comunque, va bene. Grazie. Questa... No, non è finito, no, no. Mi vedi più definita? Prego? Sei sordo? Sì, un po'. Mi vedi più definita? No, Luciana, se vuoi dico di sì. No, perché adesso dal 20 di ottobre parte la prima fase della sperimentazione del nuovo digitale terrestre, sì, lo sai? Sì, sì, lo so, lo dicono continuamente, sono terrorizzato io. E si chiamerà, lo sai come si chiamerà? No. DVB-T2. DVB-T2? Perché già a dirlo hai bisogno di un integratore, perché non te lo ricordo, no? Mi vedrai nitidissima, l'ha voluto anche per la RAI il nuovo amministratore delegato, sì. Fuertes. Sì. Sai che si chiama? Sì. Tu sì che Fuertes. Lo so. Lo... Besame Fuertes. Meno male che c'è lui, meno male che è arrivato lui. Ma dovrebbe venire qualche volta. Adesso ma perché con un cognome così Fuertes, cioè puoi fare qualsiasi cosa, sì. Capisci? Puoi fare l'ammiraglio, il pirata, abbiamo avuto... il conquistador, Maramaldo della Vega della Fuertes. Luciana, abbiamo avuto anni, diciamo, in precedenza, diciamo, molto complicati e siamo sopravvissuti. No, ma non andiamo bene a inguaiarci, che siamo appena usciti da un incubo. Si aprono tutte le porte, tu non potresti mai Fabio Fazio. Prit, prit, frit, frit. Tanto io lavoro con Tarantino, prima di tutto, quindi cerchiamo di... Vabbè. Comunque, allora, cioè, non ti puoi chiamare Gigi Smidolla non va. Leonardo Squacquera. No.
forte. Adesso sono sicura che domani mi chiama Leonardo Squacquera, che che saluto, tra l'altro, saluto tutti gli Squacquera e tutti gli Smidolla. Allora, no, perché? Allora, adesso ti spiego. Vediamo se arriviamo alla fine, non ci arriveremo. Quanto mi manca? È finito. Ah, no, ho finito una mazza. E allora cosa me lo chiedi a fare? Sei stato 72 ore. Cosa me lo chiedi a fare? Allora, ti sparo. Mi chiede delle cose e poi. Allora, no, dunque, che cosa succederà? Succederà che con questa moltiplicazione dei pani e dei pixel, praticamente si vedrà tutto molto più definito, l'immagine più definita, più chiara, e non ci saranno più interferenze. Sei contento? Ma non è che mi... Ti cambia la vita? No, perché... No, perché poi, per carità, tutto bellissimo, ma la signora in giallo, sempre in giallo rimarrà. Sì, certo, sì, sì. Cioè, magari un altro tono di giallo, ma sempre lo stesso caso risolverà dal 1986, per dire. Sì, sì. Con mia mamma che dice, ma hai visto che non invecchia mai? E minchia, sono sempre le stesse repliche. Credo che non invecchia. Comunque, con questo nuovo digitale terrestre, anche il tenente Colombo si vedrà con l'occhio un po' più aperto, ma sempre con l'impermeabile strofino. Servirà alla Clerici, che si vedrà meglio il rosolamento della pancetta della Clerici. La barba tua sarà sempre ancora più definita, più bianca, sì. Con i microorganismi che muotano, le mie rughe ancora più rughe, ma sempre Allora, cosa succede? Allora io mi sono informata. Sì. Cosa succede figurati, a noi, telespettatori? Allora, figurati. Che ci sono? Allora, il caso in cui tu hai una televisione abbastanza recente, direi dal 2018 in avanti, però poi informatevi bene perché io sono un po' balenga, che quelle vanno bene, basta sintonizzarle. Oppure ti compri il decoder, oppure la devi rottamare. Allora, se la rottami, lo Stato ti dà una mano, come il metano, e ti dà 100 euro. Il massimo è 100 euro. 100 euro ti compri una televisione. Vabbè, però... Insomma, ti compri meglio, il guscio Meliconi per il telecomando. No, però meglio che niente, insomma, ci sono dei televisori. Allora, o se no ti devi comprare il decoder, che costa 30 euro. E poi ti dicono, ma tanto basta sintonizzarlo. Perché è sempre così, ma tanto è molto facile. Basta scaricare le applicazioni, basta sintonizzare, basta collegare, basta una mazza, perché poi non si riesce, perché una volta... Facevi così e ripartiva la televisione. Adesso devi chiamare il premio Nobel Parisi per collegartela. Senza contare che se metti il decoder avrai due telecomandi. Sì. Due telecomandi. Che già uno lo perdi sempre. Due è la fine, è lo snervo totale. Quindi io chiedo a questi che ci martellano con i divani se cortesemente possono fare dei divani con dei sensori che fanno... Sono il telecomando, sono sotto il tuo culo, sono sotto il tuo culo, attenzione, sono dietro il divano, sono sul davanzale, attenzione. No, ma io voglio immaginarmi gli anziani che stanno già impazzendo con sto Green Pass, e basta scaricare il Green Pass, se hanno dei cartoni di telefoni, cosa vuoi che scarichi? Meno male che potevano andare in farmacia, certo. Questi benedetti farmacisti, Dio li benedica, e scaricavano sto Green Pass carta. Ma adesso non è che possono andare col decoder. No, i farmacisti no, se no ti lasciano la farmacia. Non è che arrivi lì e dici vorrei una tachipirina 1000 e anche se mi sintonizza il decoder cortesemente. Quindi prevediamo dei decoderator come i navigator che vadano gratis dagli anziani a sintonizzare. Poi ci sono le televisioni che andranno rottamate. E saranno tante, si stima 17 milioni di televisori da rottamare. Se lo sa Greta ci sputa. Praticamente se ne metti tutti insieme una marmolada di televisori. Ce ne sono tanti. E meno male che è iniziata la transizione ecologica. Meno male. Cioè transizione ecologica nel senso che l'ecologia transita da un'altra parte, perché come dire adesso inizio la dieta zona e mi mangio 4 kg di salsiccia al giorno, e questa è un po' l'idea. Quindi 17 milioni di televisori se li metti in fila sono da qui a Sydney, certo, praticamente. Pazzesco. Una roba, se tu li metti uno sopra l'altro viene su una torre che buca l'orbita terrestre. Sì, infatti, cioè, occhi abbiamo Renzo Piano, sì, se lo inviti di fare un pirellone gigante nero. Perché infatti è una vicenda discutibilissima. Tutto questo, sì, tutto questo, sì, tutta questa roba qua per vedere Amadeus più definito. Con il naso che arriva direttamente sul nostro però scusa, naso. Vedi anche me più definito. Anche te, anche le mie rughe. Anche te. Ma voglio io vedere i nei di Renzi più definiti? Voglio io vedere l'apparato vascolare delle orecchie di Giorgino più definiti? No,
scusami, il pianeta si riscalda, i ghiacciai si sciolgono, i mari anche ribollono, e noi che cosa facciamo? Cioè facciamo tutto... Ci definiamo. 17 milioni di televisori li buttiamo per vedere le tette della Cipriani ancora vabbè, più gonfie. Adesso senza entrare nello specifico. Comunque, il motivo c'è, è per liberare le frequenze che verranno usate per il 5G. Ah, vedi. Che cosa ho detto? Che servono per liberare le frequenze del 5G. Ma io ho capito qualcosa. Ma tu, Luciana, non fai, adesso non fai testo da questo punto di vista. Tu hai capito? Allora sì. Spiegacelo, visto che sei tutto. No, che le, siccome... Va bene, buonasera. Grazie, arrivederci. Lucianina Littizzetto! Aspetta che ti aiuto. No, non c'ho bisogno.